Ciao a tutti, bentornati a Drumset Mag, bentornati ad Italian Job e oggi ci abbiamo Eugenio Mori. In tutto il suo splendore. In tutto il suo splendore. Ciao a tutti, buona giornata, buon pomeriggio, buonasera, a prescindere da quando... Da quando ci vedrete. Da quando ci vedrete, esatto. Eugenio... Grazie a Gianluca. Grazie a Eugenio. Allora, Eugenio, come l'avete letto sulla rivista, ha collaborato con tantissimi artisti nazionali, tipo... Pluto e Paperino. Faccio un po' di nomi. Un po' di nomi. Antonacci, Nannini, 883, Ruggeri, Vecchioni, Oxa, vabbè, adesso Ligabue. Abbiamo tirato giù il pezzo. Ma uno che ti ricordi più di tutti? Allora, sono tre quelli che mi ricordo con maggior amore, diciamo così. Beh, uno è ovviamente Biagio, perché siamo cresciuti insieme nello stesso quartiere, è stata, diciamo, il primo artista importante. Adesso, all'epoca, era anche lui un emergente, quello che mi ha dato la possibilità di fare poi questo di lavoro. Un altro è stato Franco Battiato, perché è un artista che mi ha dato tanto a livello spirituale. E last but not least, Max Pezzali, perché al contrario di quello che uno possa pensare, è una persona di una cultura strepitosa, sa tutto di qualsiasi cosa, ed è stato sicuramente il periodo più bello della mia carriera, perché con gli 883 eravamo in colonia, cioè in gita perenne, per cui gita premio, mi sono divertito tantissimo, è stato un bellissimo periodo della mia vita e della mia carriera, ovviamente. Senti, e per tornare invece nello specifico a quello che facciamo noi, per quanto riguarda i feel, tu come li vivi? A come ti viene, oppure... È come dicono dalle tue parti, i feel sono pezzi e cose. Esatto, i feel sono pezzi e cose. Ma diciamo che sì, non c'è una preparazione a monte, però chiaramente sono sempre molto attento al linguaggio, perché se sto facendo una cosa rock cerco di avere nei feel un linguaggio che si avvicini il più possibile a quella cosa. Se sto facendo una cosa pop, se sto facendo una cosa funk, se sto facendo una cosa jazz. Dico purtroppo perché sono tantissime cose da imparare, non si finisce mai. A me piacciono tutti i generi, per cui sto cercando, ho dato il mio limite a 100 anni. Okay. A 100 anni penso di riuscire a suonare un pochino bene tutto. E io cerco di suonare tutto perché mi piace tutto, non riesco a fare il batterista rock, il batterista pop, jazz. Infatti io, i feel che ho tirato giù del brano di Ligabue, Happy Hour, oppure del brano di Biagio, Vigile, sono proprio suonati in maniera completamente diversa. Sì. Cioè, il brano di Ligabue è molto rock, ma anche la ricerca dei suoni è stata molto rock. Beh, la ricerca dei suoni non è merito mio, nel senso che con Ligabue mi ricordo... passammo almeno 2 giorni a cercare il suono del rullante, il suono della cassa, il suono di questo, il suono di quell'altro, perché loro, poi io avevo già lavorato con il produttore Fabrizio Barbacci, con la Nannini, e lui è proprio un cultore, proprio il suono deve essere quello che lui ha in testa, per cui grazie a lui. Ma tu... La scelta della batteria dipende però da... Sì, paradossalmente la scelta della batteria, poi alla fine loro volevano farmi usare una batteria, alla fine mi hanno usato la mia, perché perfetto. Proprio registrazione alla mano, aveva la cassa andava più in basso... Quindi anche la scelta dei suoni comunque deriva dalla scelta dello strumento, certo, in base a quello sì, che doveva sì, fare. Il mio strumento non mi ha mai lasciato a piedi. Ok, diciamo, e poi diciamo, tra parentesi tu sei endorser? Drum Sound. Quanto riguarda le batterie, da 20 anni, quest'anno c'è stato il ventennale della Drum Sound, e poi è altri endorser sicuramente. Sì, sono grazie alla Mogra per gli Zillion, che non finirò mai di ringraziare. Ti trovi benissimo, voglio dire. Benissimo dire poco, perché come dicevo prima, mi piace suonare tantissimi generi,
La Zildjian mi dà la possibilità di avere il suono giusto Per ogni per situazione, ogni per ogni genere. situazione, sì, esatto. E poi, per quanto riguarda le pelli, la Evans, che ringrazio la Bode per tutto Per quello che mi fa, affidarti. per quello che fa per me, perché mi viziano, Ok, anche lì, diciamo, ho trovato la pace dei vabbè. sensi. Ok, per quanto riguarda il primo brano, quindi Happy Hour di Ligabue, il primo fill che siamo andati a guardare è proprio il fill di apertura del brano. Che è caratterizzato essenzialmente da delle quartine di sedicesimi suonate tutte sul rullante, tipico feel molto rock. Attenzione all'intro che ha il primo colpo con il Charleston e il battere del terzo movimento, che invece è il piatto. Attenzione a suonare a tutti i colpi uguali, ma con questo crescendo che dà l'avvio al brano. Il secondo fill, sempre del brano di Ligabue, che si chiama Happy Hour, viene circa 20 secondi dopo l'ingresso della canzone ed è caratterizzato da un andamento di unisoni tra cresce e rullante, che si sviluppano sul levare del primo movimento, sul battere del terzo e sul levare del quarto movimento. Attenzione a che gli unisoni siano appunto incollati. Terzo fill che invece troviamo all'interno del brano arriva al minuto 1:41. Questo fill è stato suggerito proprio da Eugenio, è caratteristico perché è caratterizzato da una serie di sedicesimi che vanno poi a finire sul quarto movimento con il battere del quarto movimento sul rullante. Ma la cosa interessante è che gli accenti vengono suonati una volta ogni sei. Con la tipica diteggiatura della sestina, quindi abbiamo un'illusione ritmica, suoniamo tra virgolette la diteggiatura della sestina, quindi right, left, cassa, cassa, però suonata in quartine di sedicesimi. Al minuto 2:44 invece troviamo l'ultimo fill del brano di Ligabue. Anche in questo caso la figurazione ritmica è una figurazione ritmica tipica del pop. Ci sono una serie di unisoni tra il rullante e il crash, e le parti centrali, le parti all'interno degli unisoni suonati tra rullante e crash vengono riempiti con due colpi di cassa. Quindi, sempre rullante crash due colpi di cassa, rullante crash due colpi di cassa, fino ad arrivare al quarto movimento, dove invece ci troviamo ad avere la figurazione ritmica due sedicesimi in ottavo, quindi rullante e crash, cassa, e di nuovo rullante e crash. Invece, io ho notato che nel brano di Antonacci, Vigile, hai usato un portamento molto più funky, molto più verso il funky, molto più addirittura mi sembrava in alcune cose anche verso la fusion, cioè proprio il suono e il portamento era più Sì, verso anche perché quel quell'idea là. pezzo lì è del 94, penso che 94 a cavallo con 95, non vorrei dire stupidaggini, però è chiaramente il rispecchio a quello che stavo studiando In quel periodo. in quel periodo, che però, devo essere sincero, è stato anche il periodo dove io mi sono concentrato di più proprio sul portamento pop, probabilmente era una rimanenza di quello da dove arrivavo da Ma prima. infatti i fill sono pop, usi figurazione molto pop, però era proprio il portamento, era proprio l'intenzione che a me dava l'idea che evidentemente in quel periodo, come dici tu giustamente, stavi studiando più forse la fusion, Eh per cui sì. il portamento era più fusionaro, non so come si dice. Ecco, Eugenio è anche un po' malato, C'è una però tosse vabbè, è una pazzesca. tosse pazzesca. Però prima mi raccontavi un aneddoto di quel periodo. Di un rullante Ah, sospeso, e questo lo dobbiamo sì. raccontare ai lettori. Anche lì non mi ricordo esattamente di che pezzo Si si tratta? tratti. Stavamo registrando Grazie Mille degli 883 e mi ricordo che era una ballad, solo che è un pezzo lento.
e l'allora produttore Marco Guarnieri insieme a Pierpaolo Peroni abbisognavano di un suono un po' particolare e c'era questo mio rullante rotto e il reggi rullante di questo rullante appunto era il produttore, cioè Pierpaolo Peroni, che era in fianco a me, che me lo teneva e io suonavo un colpo sul rullante normale, un colpo sul rullante a sinistra in alto. Perfetto, con i pochi mezzi che c'era a disposizione bisognava fare tutto. No, no, i mezzi ce n'erano, soltanto che era così. Esatto, nel momento di artisticità. Esatto, l'altro brano che abbiamo studiato con Eugenio Mori è un brano di Biagio Antonacci che si intitola Vigile. Ora, in questo caso la batteria è un po' più pop, come dicevamo all'inizio, con delle incursioni nel modo funky di suonare la batteria. Anche i suoni sono più funky, il rullante è più incisivo rispetto al rullantone grosso che abbiamo sentito prima nel brano di Ligabue. Dunque, anche in questo caso, il primo fill che andiamo a vedere è proprio quello dell'intro. Attenzione ai due colpi di cassa che vengono suonati prima del flemma con il rullante. Se lo facessi io mi metterebbero in galera. Al minuto 1:27 un fill secondo me bellissimo, è praticamente caratterizzato solo dall'uso degli splash, che poi oltretutto sono gli ultimi due sedicesimi della misura, quindi portiamo avanti il groove fondamentalmente. E poi suoniamo i due splash, gli ultimi due sedicesimi del quarto movimento, più ancora un ulteriore splash sul primo movimento della misura successiva. Anche in questo caso, come già in un'altra rubrica di Transet Mag, quando eravamo in compagnia di Francesco Corvino, abbiamo parlato dell'uso dei piatti all'interno dei fill e di come probabilmente per rendere un buon servizio alla musica, alla canzone in quel determinato brano, non c'è bisogno di far mille note, ma bastano appunto solo pochi accenti con dei suoni particolari, come possono essere gli splash, per caratterizzare il feel di un brano. Se non l'avete visto, andatevi a rivedere il video con Francesco Corvino. Al minuto 2:17 un tipico fill pop con le classiche figurazioni del pop. Attenzione solo alla ghost note sul rullante sul levare del secondo movimento. Poi abbiamo due ottavi sul primo tom sul terzo movimento e la classica figurazione ritmica due sedicesimi un ottavo rullante rullante primo tom. Al minuto 2:53 abbiamo un fill molto simile a quello precedente, le figurazioni ritmiche sono molto simili, però attenzione al fatto che noi dobbiamo chiudere, in questo caso, con un accento sul levare del quarto movimento. E quindi andiamo a ripescare le figurazioni che abbiamo usato prima, in questo caso stiamo accompagnando sul ride, ma partiamo con la mano sinistra per andare sul primo tom, attenzione appunto all'ultima parte, timpano rullante e poi unisono crash e cassa, ovviamente, per tirar giù l'accento sul levare del quarto movimento. E invece l'ultima cosa, è uscito il tuo metodo. Sì, che ci dici di questo metodo? Compratelo! Compratelo subito, andate immediatamente a comprare. No, diciamo che cintura nera di batteria, istruzioni per l'uso. Ce l'hai? Ce l'ho, ce l'hai. È lì. Tieni, passo la borsa. Eccolo qua. Facciamo vedere. Accattata mille. Esatto. È un metodo non metodo. Cioè? Nel senso che non è un libro che poi parla anche di batteria, che parla anche di musica, che parla anche di tecnica e di questo fantomatico esercizio definitivo, dove praticamente non è che una volta che avete fatto quello non avete più fatto niente. No, è una formula, chiamiamola matematica, dove praticamente qualsiasi cosa possa essere scritta o inventata dentro questo concetto, questa formula. Okay. E niente, è più che altro un manuale sul fare bene le cose. Io, come qualcuno saprà, pratico arti marziali da tanti anni, quest'anno credo siano 25,
E negli anni ho potuto riscontrare un sacco di analogie fra la disciplina marziale e la disciplina musicale. Per cui ho voluto fondere le due arti e cercare con aneddoti e con racconti di mettere a fuoco il come studiare più che cosa Cosa studiare? studiare, che è la cosa più importante, perché poi fondamentalmente non devi diventare il più veloce del West, No. perché, come dico anche plurali volte nel libro, la musica non è una competizione. E quando questa cosa viene, diciamo, assimilata, già siamo a metà Del del percorso, percorso. certo. E niente, ve lo consiglio perché chi l'ha letto Si è trovato si è bene. trovato bene, ci sono stati dei buoni feedback da colleghi e da Quindi, allievi. come dicevi prima, l'importante è essere il miglior batterista del proprio Sì, io pianerottolo. sono il più bravo del mio pianerottolo, sono Però sicuro. è vero, io quello che dico, secondo me bisogna essere il miglior batterista che tu puoi essere. Esatto, bravissimo. Senza nessuno di noi, e con l'aiuta ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Detto ciò, ti ridò il libro. Io saluto tutti quanti i lettori di Dranzett Mag, comprato. Io saluto tutti quanti i lettori di Dranzett Mag, saluto Alfredo Romeo, saluto Eugenio Mori che è stato gentilissimo a venirci a trovare e ci vediamo il mese Io prossimo. Ciao a tutti! saluto Gianluca che è stato carinissimo e un saluto, un abbraccio a tutti voi. Ciao! Ciao!